fronte all'opera di mio padre, scomparso nel 2000, coinvolto attraverso me in questo progetto. Molto più di me lui ha attraversato il tema dell'arte sacra, avendo fatto poi delle opere eccellenti. Qua a Roma c'è una sua palaltare nella chiesa di Santa Maria Montesanto. Io andai da bambino all'inaugurazione di questa palaltare e l'impressione era che questa palaltare fosse sempre stata lì. Lui ha, diciamo, attraversato diverse volte il tema sacro, pur non essendo il suo soggetto più frequente, pittore ironico e sarcastico, però con un forte sentimento religioso, profondamente cattolico. Questo sentimento si vede nella sua opera, una crocifissione sua enorme, devo dire. Fu inaugurata da Paolo VI. Paolo VI che amava molto l'arte di mio padre e aveva anche un rapporto, diciamo, di stima e amicizia. Apparteneva a questa grande crocifissione agli anni 60, così come del 1960 è questa. Mio padre è un pittore quasi, diciamo, ha un modo di dipingere quasi seicentesco. In questo caso erano gli anni giovanili, c'era molta più sperimentazione. Sembra quasi espressionista in alcuni punti. Il punto focale del quadro, cioè questo Cristo che è deposto, si abbandona, ma nel cui corpo c'è ancora la tensione della sofferenza subita. Diversi disegni che si focalizzano su quel punto, su quella tensione del collo, come se il Cristo avesse, cioè nel momento in cui ha dato tutto, e quindi c'è un corpo ancora testimone della sofferenza. Trovo un quadro che la cui drammaticità introduce alla commozione, alla preghiera. Aveva eseguito proprio con un sentimento religioso queste opere, accantonando la sua tematica principale, con soggetti che poi erano una presa in giro della contemporaneità, una specie di Fellini in pittura. L'ultima opera di mio padre nel 2000 è stata proprio fatta per il giubileo del 2000, è la pianta monumentale di Roma. Ora averlo di nuovo in qualcosa legato al giubileo per me è estremamente attinente.